Pieno di vitacole, la storia dell'azione, la nuova agricoltura per il cibo sano, la rigenerazione delle risorse, la tutela della biodiversità, e poi Laura Marchetti. Grazie Piero, così sentiamo di stare nei tempi. Sì, allora sì, mi pare che va bene. L'agricoltura di questo sono assolutamente certo, l'unico settore dell'economia contemporanea che al tempo stesso è in grado di mostrare in maniera irrefutabile l'esaurimento storico del modo di produzione capitalista e che al tempo stesso indicare le strade alternative già in atto nelle campagne del mondo. Allora, per diciamo, sostenere questa affermazione molto, molto forte, ricorrerò a sottolineare alcuni paradossi, ma limitati, alcuni paradossi dell'agricoltura industriale dei nostri giorni. Il primo e più clamoroso paradosso dell'agricoltura industriale è che esso distrugge il suolo su cui l'azienda agricola si regge. Lo distrugge perché dopo decenni di concimazione chimica, di uso di diserbanti sintetici, di caduta anche di pesticidi, la sostanza organica muore. Il suolo è un ecosistema, è un organismo vivente, non è un supporto neutro dove si poggiano le piante. E quindi, dopo decenni di questo tipo di lavorazione estrattiva, senza rotazione, eccetera, il suolo muore ed è soggetto sia, diciamo, alla distruzione dei fenomeni atmosferici, sia alla salinizzazione per eccesso di acqua, sia all'isterilimento vero e proprio. L'ONU, diciamo, registra questo fenomeno sotto la voce di desertificazione. Bene, ogni anno nel mondo perdiamo tra i 10 e i 12 milioni di suolo fertile. Per cui, se noi proiettiamo, diciamo, storicamente, no, nell'immediato futuro, questo tipo di sviluppo, questo tipo di economia, l'agricoltura industriale è votata a distruggere i suoli fertili del pianeta. Per cui quando chi sostiene che occorre l'agricoltura industriale per sostenere la popolazione mondiale non sa di che cosa parla. Cioè, se continua l'agricoltura industriale non avremo più terre in avvenire da coltivare. Allora, secondo paradosso. Vedete, per 10.000 anni, questa è l'età che noi assegniamo generalmente all'agricoltura, questo modo di produzione ha generato energia netta, no, rispetto agli input immesso. Cioè, i contadini si sono serviti del sole, delle proprie braccia, degli animali e hanno prodotto cibo, a calorie sotto forma di cibo, noi misuriamo in chilo calorie. Oggi questo non esiste più, cioè il bilancio energetico tra input e output è completamente rovesciato. Cioè occorrono quantità enormi di energie per produrre piccole quantità di energia sotto forma di cibo. Vi do un dato globale. Allora, esiste una statistica che misura la produzione in termini di prodotti granari, prodotto di grano, tra il 1950 e il 1985, cioè la fase più intensa della rivoluzione verde avviata dagli Stati Uniti nelle campagne del mondo, si è affermato questo modello nelle campagne del mondo. Ebbene, in questo lasso di tempo, 35 anni, la produzione è aumentata in maniera davvero straordinaria del 250%. In un periodo così breve non era mai avvenuto nella storia dell'agricoltura e nella storia dell'umanità. Ma sapete di quanto è aumentato nello stesso periodo di tempo l'uso di energia, gli input energetici del 5.000%? Chi è l'autore di questa statistica? Si chiama David Pfeiffer, è un geologo americano e ha intitolato il libro dove è contenuta questa statistica, Eating Fossil Fuels, mangiare carburante fossile.
Voi vi chiederete da dove proviene l'uso di tutta questa energia. Brevemente, scavare le miniere per estrarre il potassio, per estrarre i fosfati, energie elettriche per produrre industrialmente l'azoto, per produrre i pesticidi, per trasformare i concimi chimici, eccetera, eccetera. Energia per muovere le pompe idrauliche. Energia per muovere naturalmente le macchine e così via. Quindi una passività totale insostenibile, no? Cioè, come facciamo ad andare avanti con questo tipo di agricoltura che anziché produrre energia la consuma e la dilapida? Terzo paradosso. L'agricoltura distrugge la biodiversità agricola. Vedete, questo termine biodiversità è diventato di uso comune, è un po', diciamo, assorbito passivamente anche superficialmente dal pubblico. Allora, per capire questa affermazione bisogna che dica una cosa. L'agricoltura nei suoi millenni altro non è stato che la domesticazione e il miglioramento genetico che i contadini hanno operato sull'immenso patrimonio di diversità genetica offerto dalla natura. Noi, i contadini hanno creato tutte le piante, i legumi, le varietà di cereali, le varietà di frutta, adesso fortemente diminuite, che noi abbiamo. Sono un regalo della natura e del lavoro millenario dei contadini che le hanno trasformate e migliorate. Allora, oggi il sistema capitalistico non riduce la biodiversità perché per ragioni di accumulazione capitalista, quell'accumulazione che ricordava Viale, bisogna fare monoculture, piante tutte uguali, che siano coltivabili insieme, che siano raccoglibili insieme, possibilmente con le macchine, per utilizzare meno manodopera, per risparmiare sui costi, per competere sul mercato internazionale. E quindi la biodiversità naturale si perde. La macchina economica capitalistica distrugge il più importante patrimonio naturale lasciato dalla terra, l'umanità, e migliorato peraltro dal lavoro contadino. Un altro paradosso, poi la finisco. Vedete, l'introduzione delle macchine nell'agricoltura è stato un fatto indubbiamente positivo, però i fenomeni sociali sono validati dal tempo, hanno una durata temporale fissa più o meno e poi scadono nel loro contrario. Le macchine hanno appunto liberato i contadini da lavori penosi e pesanti che duravano da secoli. Oggi l'agricoltura, dominata dalle macchine, ha desertificato le campagne. C'è un'agricoltura senza uomini, un'agricoltura, dove con poche macchine si fanno tutte le operazioni necessarie. Però vedete, questo, e crea dei problemi molto gravi. Pochissimi dati. È data proprio l'introduzione delle macchine, insieme naturalmente alla strozzatura operata nei confronti delle aziende contadine da parte delle catene commerciali, dei grandi supermercati, eccetera, che ha spopolato le nostre campagne. Pensate, nell'Europa a 28 sono stati abbandonati 28 milioni di ettari. L'Italia tra il 2000 e il 2016, ma il fenomeno era avviato già da prima, ha perso 4 milioni di ettari. Sono scomparsi il 46% delle aziende agricole, quasi tutte aziende piccole, medie e contadine. Ora, vi ricordo che i contadini non producono solo cibo, ma controllano il territorio, sistemano i muretti che si rompono, inalberano le acque, puliscono i boschi, intervengono sugli incendi nei loro inizi, diciamo, e svolgono tutta un'azione di controllo sul territorio. La nostra economia è un'economia, è stata per secoli un'economia collinare e montana. Adesso queste aree sono abbandonate e noi
perdiamo una ricchezza immensa, no? Dove si potrebbe fare piccolo allevamento, oltre all'agricoltura, turismo, naturalmente selvicolture, eccetera, eccetera. Allora, questo è un altro paradosso insostenibile, perché quello che veramente non si sa è che quella che io definisco la più grave questione territoriale e ambientale italiana, e cioè la desertificazione dell'osso, dell'area interna appenninica e preappenninica, e l'intasamento delle pianure, no? Un intasamento pericolosissimo delle pianure, dove c'è la polpa, ci sono le infrastrutture civili, le aziende, gli insediamenti umani, eccetera, eccetera, che sono soggetti alla precipitare delle acque appenniniche, e dove si verificheranno sempre più disastri, non essendoci il filtro che per secoli c'è stato delle economie contadine, delle famiglie contadine impegnate a controllare il territorio. Allora mi fermo qui, spero di avervi dato un'idea dell'impossibilità che il capitalismo industriale svolga una funzione utile nelle campagne italiane e mondiali. Allora, la pars costruens. Allora, nel 2023 sono 100 anni che è nata la prima agricoltura alternativa, l'agricoltura biodinamica, biologica, come vogliamo chiamarla. Ed è un'agricoltura che si sta affermando in quasi tutti i paesi del mondo, naturalmente con consistenza e velocità diversa. L'Italia, vi ricordo, è per agricoltura biologica al secondo posto nell'Unione Europea, con 2 milioni di ettari subito dopo la Spagna. Naturalmente non vi sto a spiegare che cos'è l'agricoltura biologica, però vi dico una cosa essenziale. Il nucleo, il centro, il principio fondamentale di questa agricoltura è la possibilità della rigenerazione continua della fertilità del suolo, che è stato il principio su cui si è fondata l'agricoltura, da quando è diventata stabile. Il suolo deve essere continuamente rigenerato. Vedete, da questo punto di vista, i protocolli dell'agricoltura biodinamica, tanto dileggiata dai nostri scienziati, che non dicono una parola sull'agricoltura chimica e poi lanciano alti lai quando sentono parlare di cornoletame e cose di questo genere. L'agricoltura biodinamica impone la presenza nell'azienda agricola dell'allevamento per produrre letame destinato a rigenerare la fertilità del suolo, oppure l'acquisto di questo letame presso un'azienda che non sia un allevamento intensivo. E io devo ricordarvi da storico che per millenni è esistito un rapporto circolare tra città e campagna. Le città erano circondate da orti che servivano ad alimentare quotidianamente la popolazione, e ci volevano gli orti, non c'erano tutti questi trasporti che potevano alimentare una città. Ma al tempo stesso i rifiuti organici compostati andavano a finire nella terra e per fertilizzarla, per rinnovarla, insieme naturalmente alla deiezione animale. Ma pensate, nel Medioevo c'è un bellissimo libro di Ercole Sori, pubblicato da Mulino anni fa, su questo. I pozzi neri, i liquami e i materiali dei pozzi neri in età medievale delle nostre città venivano venduti ai contadini e compostati per fertilizzare la terra. Ma vi dico di più, un grande chimico come Liebig, prima che approdasse ai concimi chimici, polemizzava contro le amministrazioni comunali inglesi che avevano introdotto le forme di smaltimento delle fognarie, dei liquami cittadini, e invece Liebig sosteneva che tutto ciò che veniva consumato dagli uomini, fosforo, potassio, eccetera, doveva ritornare alla terra. Aggiungeva: solo gli uomini non vanno riciclati per ragioni etiche, devono finire in cimitero, e tutto il resto deve ritornare alla terra. Allora,
Il modello che deve affermarsi, che si sta affermando, è quello della combinazione tra agricoltura e allevamento, gli animali nell'azienda. La rivoluzione agricola inglese è nata così e ha determinato un salto di produzione che ha cambiato la storia dell'agricoltura contemporanea. Questo avrebbe dei grandissimi risultati. Certamente produrrebbe meno carne, ma come giusto è stato detto qui dentro, mi pare che l'ha detto Tartaglia, meno carne, che significa anche meno produzione di metano, che significa più salute e così via, e significa anche, ricordiamolo, meno sofferenza atroce per gli animali che vivono rinchiusi in lager terribili. E a questo proposito un dato con cui potete fare tacere chiunque sostiene l'agricoltura capitalistica. L'agricoltura capitalistica fa di agricoltura industriale e di allevamento intensivo. Bene, sapete quanti animali noi teniamo nel mondo, manteniamo? Tra i 60 e gli 80 miliardi. Allora, quando ci dicono ma abbiamo 8 milioni di persone da sfamare, ma come noi ne spamiamo 80 miliardi con campi sterminati, coltivati geneticamente con OGM di soia o di mais in Argentina, negli Stati Uniti, in Brasile, per alimentare gli animali, per tenerli in segregazioni feroci, per mantenerli vivi con antibiotici, ormoni, eccetera. Io ho definito questi lager ospedali della carne, si produce carne ospedalizzata, che naturalmente produce il cancro, ha fatto diffondere il cancro a livello epidemico. Quindi, finisco, non voglio farla molto lunga. Allora, alcuni vantaggi dell'agricoltura biologica e biodinamica. Vedete, questa agricoltura conserva molto più carbonio nel terreno, che invece viene dispersa con l'agricoltura a rature continue, eccetera, e naturalmente concimazione chimica, eccetera. Ha bisogno di meno acqua. Ecco, Vandana Shiva l'ha definita l'agricoltura della rivoluzione verde, un'agricoltura idroponica, perché vedete, gli americani hanno inventato questo modello di agricoltura più produttiva con le sementi ibride, con la concimazione chimica, l'irrigazione intensiva e le terre molto fertili, cioè hanno creato un modello a tavolino adattabile però in alcune realtà ambientali che erano potenzialmente no, molto, molto, molto produttive. Questo tipo di agricoltura, avere un suolo sano, non ammalato dall'artificialità dei concimi chimici e dai pesticidi e dai diserbanti, produce piante più sane, fa risparmiare enormemente nei pesticidi. Abbiamo frutti più sani. Io non ho citato un altro dei paradossi dell'agricoltura industriale, cioè che rispetto a tutti gli altri settori dell'economia, i quali danno dei prodotti sempre migliori dal punto di vista funzionale, anche dal punto di vista estetico. Pensate alle automobili, pensate ai dispositivi elettronici. L'agricoltura produce cibi sempre più scadenti, perché man mano che va avanti il terreno non trova, le radici delle piante non trovano più la decomposizione della roccia madre, cioè i minerali originali della terra, ma trova i sali chimici. Quindi le piante si nutrono di sali chimici e hanno tutti lo stesso sapore, non hanno più sapidità, non hanno più ricchezza organolettica, non hanno più la ricchezza vitaminica e mineralogica che avevano un tempo. Quindi il prodotto dell'agricoltura industriale è sempre più scadente e invece l'agricoltura contadina, l'agricoltura che produce cibi che possono essere acquistati sul luogo, quindi avvicinando il produttore al consumatore, creando comunità di cibo, significa cambiare il rapporto città-campagna, significa anche avere un bene che nessuna tecnologia può sostituire, cioè il bene
agricolo appena raccolto dalla terra, con freschezza e potenzialità nutritiva che nessun altro può dare. Finisco davvero, e poi vedete, l'agricoltura contadina può far ripopolare le aree interne. Le nostre aree collinari possono essere ripopolate dando naturalmente ai contadini la possibilità di avere di vedere remunerato il loro lavoro. Intanto questa è una proposta che io vado avanzando da tempo, creare un reddito di presidio ambientale, perché il contadino viene da parte dell'Europa, che invece finanzia l'agricoltura industriale che inquina aria, acqua e terre. E noi dobbiamo dare un reddito a chi sta in montagna e con la sua solo presenza provvede a, diciamo, mantenere in equilibrio un pezzo di territorio. Ma poi c'è anche una grandissima possibilità. Vedete, questo è un paese che non cresce demograficamente. Noi mandiamo via, li facciamo morire, annegare nel Mediterraneo migliaia di giovani che vengono spesso da realtà rurali, che organizzate in cooperative potrebbero mettere capo ad aziende agricole in grado di valorizzare le nostre terre. Terre che per millenni, perché anche nella società romana, nelle società antiche erano terre di collina, perché la malaria rendeva impraticabili le pianure. Quindi sono terre che possono rinascere con mille forme di economia. Sono luoghi dove bisognerebbe accumulare l'acqua piovana quando ci sono le annate di siccità, eccetera. Cioè bisogna concepire il territorio in maniera nuova, secondo i progetti dei bisogni collettivi e non secondo la finalità del profitto privato. Il profitto privato, lo vedete benissimo, è incompatibile con la stessa ricchezza economica, no? Che tende a diminuire, che tende a crollare. Ci sono terreni che concimati chimicamente molti anni adesso non producono più, quindi diciamo il capitalismo si sta autodivorando. Finisco davvero qui, spero che questo nostro convegno dia un contributo a far maturare una coscienza politica e civile che in Italia sonnecchia da troppo tempo. Grazie per l'attenzione.